Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vi faccio un video non bellissimo, ma sicuramente molto pratico su come aggiornare il nostro Force Kraken. Quindi siamo in barca, qua davanti a me ho il motore Force con i tre LED accesi, quindi motore acceso. Poi qua con me ho altri due strumenti fondamentali per aggiornarli, che sono uno il telecomando e uno un cellulare. Iniziamo con il dire che l'applicazione Active Captain, che è un'applicazione di Garmin, serve, diciamo, per diverse cose. Innanzitutto per aggiornare gli strumenti, serve per sincronizzare gli strumenti alla nostra applicazione in modo da avere i waypoint e tutte le informazioni, diciamo, che abbiamo sul nostro plotter vengono poi trasferite dentro l'applicazione. Abbiamo la possibilità di doppiare il monitor attraverso la Helm, che anche questo è un altro strumento per avere il monitor sul cellulare. Quindi fatta questa doverosa premessa, ora andiamo ad aggiornare il nostro strumento. Qua sui miei dispositivi ho tutti i dispositivi che sono connessi alla mia utenza, quindi qua abbiamo i monitor, abbiamo Empire Bus, diciamo tutti i miei dispositivi, e già aprendo l'applicazione abbiamo già una prima informazione in cui ci dice aggiornamento software disponibile. Infatti andiamo sui dettagli e ci dice che il Force Kraken ha bisogno di un aggiornamento dall'attuale 2 alla prossima 2.20. quindi in questa situazione qua noi già a casa e non in barca possiamo andare a scaricare l'aggiornamento, in modo e maniera che poi quando siamo in barca è pronto al trasferimento. Quindi ora noi siamo nella situazione di essere come se fossimo in casa, ok? Quindi stiamo scaricando l'aggiornamento per il software. Tra pochi secondi, vedete, anche un'operazione molto veloce, sarà scaricata l'aggiornamento sul cellulare, dopodiché noi andremo a trasferire dal cellulare al motore l'aggiornamento. E come facciamo? Andiamo sul nostro telecomando, andiamo nelle impostazioni trolling motor, qui andremo nella sezione wifi. Nella wifi noi abbiamo due possibilità. Nel modo possiamo entrare dentro alla sezione chart plotter, quindi quando noi vogliamo collegare il motore al nostro monitor, e questa, diciamo, è la funzione tipica col quale deve essere sempre attivato. Solo per ora che andiamo ad aggiornare, diciamo, il nostro sistema, gli diremo che la wifi deve essere connessa all'Active Captain. Quindi andiamo e siamo entrati, diciamo, nel modo Active Captain. Vi suggerisco di cambiare la password, che è una password un po' difficilotta, quella di default. Io per esempio in questo caso li sono andato a mettere tramite il numerino, semplicemente 8 zeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e gli do conferma. In questo modo mi è un po' più facile, diciamo, poi attivare la wifi sul cellulare. In questo modo, attivando la wifi tramite Active Captain, andiamo ad individuare una nuova rete che si chiama appunto Force. Voi potete anche scegliere altri nomi, io ho messo Force. La password sarà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, quella che ho messo prima. Il cellulare si andrà a collegare alla rete wifi del trolling motor. Ritorniamo sull'applicazione e infatti qua con la wifi connessa al Force dirà aggiornamenti e dispositivi pronti per l'aggiornamento software. In questo caso aspettiamo un attimino che si attivi automaticamente il trasferimento, come in questo caso. Vedete che anche questa è un'operazione molto veloce, siamo già al 14%, sta trasferendo la nostra applicazione al nostro motore tutti i dati per un nuovo aggiornamento. Siamo praticamente già a metà, dopodiché tra pochi secondi l'aggiornamento sarà concluso. Quindi operazione veramente veloce, eh? Quindi oggi vi faccio vedere tutti i passaggi per farvi vedere poi quanto è semplice aggiornarlo. Fa una seconda convalida, perché la prima volta trasferisce i dati e poi ricontrolla che tutti i dati siano stati effettivamente trasferiti senza perdite di pacchetti. Aggiornamenti software pronti per l'installazione. Quindi qua siamo nella situazione che
il motore ha ricevuto, diciamo, tutti i dati, in questo caso non andremo a fare altro che a spegnere e riaccendere il motore. Quindi andremo a spegnere, motore spento, qualche secondo, e torniamo a riaccenderlo. Nel momento in cui noi lo riaccendiamo, in automatico lui si andrà a prendere il file suo all'interno dell'aggiornamento e inizierà qua una serie di alberello di Natale, viene chiamato, con le luci colorate, che salteranno da un punto all'altro, per cui lui si farà questo grande check di installazione del software. Aggiornamento finito, il motore si sta riavviando, quindi il primo check di sistema che sta facendo, il secondo va bene, relativo qua alle batterie, diciamo che dà uno stato di ok. Attendiamo ancora 30-40 secondi perché fa l'avvio generale, dove lui ricontrolla, diciamo, tutto lo stato proprio del motore. Satelliti presi con il check verde nel piccolo LED visibile, e attendiamo proprio l'ultimo LED verde di stato che è arrivato in questo momento. Ora infatti possiamo andare dentro il nostro telecomando, andare su info e verificare appunto che infatti la versione software ora è la 2.0. Ritorniamo, cosa da fare molto importante, di nuovo sulla wifi, e gli andiamo a cambiare il modo, che non sarà più d'ora in poi Active Captain, ma ritornerà sul modo chart plotter, in modo e maniera che da ora il motore ritorni collegato ai nostri monitor. Aggiornamento eseguito, pronti per andare a pescare.